cittadine e cittadini, autorità civili, militari e religiose, grazie della partecipazione a questa celebrazione. Mi chiedo perché io, perché a me l'onore e l'onere di essere su questo palco in questa data. Io sono nato, come tanti di voi, a guerra terminata, il primo anno dopo il 45, quando per l'Italia iniziava una nuova vita. Quindi consideratevi uno di voi a cui l'ANPI ha dato questo compito gravoso e importante. Io la Resistenza ho avuto la fortuna di conoscerla, di apprezzarla, di amarla attraverso i racconti di tante persone che ora piano piano, con tanta umiltà, stanno scomparendo. L'ho conosciuta leggendo i libri di Pavese, di Fenoglio, di Giorgio Bocca, l'ho conosciuta vedendo i film. C'è stato nel dopoguerra e negli anni 60 un'intensa produzione di film che raccontavano quegli anni, tra cui tanti capolavori. Penso che tutti conosciate Roma Città Aperta, Paisà e tanti tanti ancora che, secondo me, andrebbero riproposti nelle nostre scuole agli studenti di oggi. Quelli sono stati film e libri della nostra giovinezza, della mia e della vostra, che ci hanno avvicinato alla conoscenza di questo periodo che ci affascinava. Questo luogo, questo monumento, queste pietre, queste scritte tratte dalle lettere di tanti giovani martiri della Resistenza europea ci devono far riflettere. Questo luogo merita, e lo dico alle autorità cittadine presenti, di essere conservato, restaurato, segnalato, che diventi il centro della coscienza di questa città. Così come sognava e avrebbe voluto Renzo Pini, un nostro sindaco che oggi non è più con noi, ha sempre dato lezioni di vita raccontando i suoi ideali a tanti giovani. Invece, pensate, un nostro parlamentare che in Europa ha un incarico notevole, qualche tempo fa ha detto, poi per onestà se è corretto ha chiesto scusa, che al tempo di Mussolini il fascismo non è stato un brutto periodo, anzi. D'altra parte, in altri luoghi di questo nostro paese si erigono monumenti a criminali di guerra. Si vede il caso di Affile, o molto più vicino a noi, nell'Arbese, si intitola una via ad un Ascaro, un etiope che si era venduto agli occupanti, e lo si fa con tanto di rievocazione storica, esaltando le guerre coloniali. Una vergogna. Fu quello il periodo del fascismo. Purtroppo, il periodo in cui sono state emanate le leggi razziali, una delle più grandi vergogne della nostra storia. Sono state proibite le libere associazioni, c'è stata la guerra coloniale in Africa, la conquista di un posto al sole, combattuto con l'uso di gas e che ha ucciso migliaia di uomini e donne. È stata annullata la libertà di stampa, sono stati aboliti i sindacati dei lavoratori, è stata annullata la libertà di pensiero e chi non era d'accordo veniva eliminato. Penso a Giacomo Matteotti, a Don Mizzoni, ai fratelli Rosselli, a Gramsci e tanti altri. Ci siamo alleati con i nazisti, ci sono fatti morire in tante parti d'Europa e sottolineo in Russia, tantissimi dei nostri giovani seguendo le idee di conquista dell'alleato che il fascismo aveva chiesto, la Germania. Guerra, fame, morte, città e paesi distrutti. Poi l'armistizio e l'8 settembre, con il re che scappa a Brindisi lasciando il nostro paese, i nostri soldati allo sbaraglio. Fascisti e tedeschi commisero, secondo me, il grosso errore di pensare che le forze armate italiane non esistessero più, che nessuno in questo paese volesse più combattere. Lì nacque una parte importante della Resistenza, in comunione con le organizzazioni politiche, antifasciste, comuniste, socialiste, cattoliche e liberali, con l'obiettivo di respingere gli invasori, scardinare il fascismo e riportare la democrazia. Come disse Pietro Calamandrei, era giunta l'ora di resistere, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. Infatti gli italiani decidono di resistere, si cercano e si radunano sulle montagne. Non è una cosa improvvisata. Quei pochi all'inizio, che poi diventeranno tanti, sono la conseguenza di radici profonde, nate e cresciute nelle fabbriche, nelle università, nelle prigioni, nei campi, tra i fuoriusciti, nei paesi,
nelle parrocchie. Da pochi a tanti, una resistenza a una guerra di popolo. Operai e operaie, contadini, studenti, uomini e donne. Pensate al sacrificio, alla paura, diciamo, che dovevano superare le staffette, le donne staffette partigiane. Poi tanti giovani, tanta gente di idee diverse, tutte tese a liberare il paese dai nazisti, dalle truppe che Mussolini aveva riorganizzato nella sua Repubblica Sociale. La gente tanta che aiuta i partigiani, gli scioperi delle fabbriche, i giovani che corrono in montagna, ripeto, comunisti, socialisti, cattolici, quelli di giustizia e libertà, liberali e monarchici, tutti assieme uniti da un unico ideale. Oso dire una lotta di libertà, e nonostante i tanti fatti che ora mi è difficile interpretare e su cui rifletto e occorre riflettere, dico una lotta senza odio. Non dico di Dossetti che fece la resistenza senza fucile, ma di Ermanno Gorieri che sarà poi un ministro del lavoro e disse: noi cercavamo di non fare stragi inutili e di non fare morti inutili, ma di combattere senza odiare. Dico senza odio, pensando a quanti tedeschi e repubblichini compiono invece in quegli anni. Vi invito a capire la resistenza visitando Napoli, le sue strade protagoniste delle quattro giornate. Dico di andare a visitare le fosse ardeatine a Roma, 300 persone trucidate, di recarvi a Fossoli, un campo di concentramento da cui passavano gli ebrei e gli antifascisti prima di essere inoltrati nei campi di sterminio al nord, di visitare Marzabotto, le mura delle chiese di Montesole, di salire a Sant'Anna di Stazzema, di andare a Boves, alla risiera di San Sabba e di visitare quel cascinale vicino a Reggio Emilia che è la casa dei sette fratelli Cervi, e di pensare poi anche ai nostri soldati trucidati a Cefalonia. Tutte queste cattedrali laiche dove c'è il sangue di tanti martiri, morti sognando un'Italia libera e nuova. Vi invito anche a percorrere anche i luoghi della nostra città, conoscere le sue lapidi, conoscere quelle del cimitero monumentale, non ci sono i nomi degli operai e delle operaie deportate nei campi di concentramento a morire, operai e operaie protagoniste come lo sono state in tutta Italia con gli scioperi del 44. Vi invito, quando passate dalla sede della prefettura o davanti alla palestra Mariani, a pensare a quante persone sono state torturate da Saletta, un nome che a Como ha rappresentato il terrore e che ora a Reggio Calabria stanno tentando di riabilitare e di sostare, sempre davanti a questo monumento, di volergli bene e di amarlo. E guardando il nostro lago, è già stato detto ma è giusto ripeterlo, ricordatevi che qui si pose fine al regime fascista. C'è una storia che mi ha sempre colpito e che è giusto ricordare, quella del comandante partigiano Enrico Caronti, nato a Blevio, torturato e poi perché non ha parlato, così come è giusto ricordare, già detto ma è giusto ripeterlo, Teresio Rivelli, i sei giovani martiri di Cima di Corretta, tra cui Livia Bianchi, medaglia d'oro alla memoria, come l'altra medaglia d'oro, quella di Giancarlo Quater, cattolico, uno dei primi martiri della guerra di liberazione, e tanti altri che sono già stati nominati e per ragioni di tempo non posso citare. Come vedete, anche la nostra città ha avuto i suoi martiri che con il loro sacrificio ci hanno ridato la libertà. E qui mi permetto di chiedere al sindaco che il prossimo anno, quando si ricorderà il 75esimo della liberazione, la città dedichi una via o una piazza a Michele Moretti, a Bordino d'Oro del 93. Pensate, uno dei protagonisti dell'esecuzione di Mussolini in nome del popolo italiano. Avrebbe potuto pretendere chissà cosa allora, invece ritornò umilmente a lavorare alla Pessina, fu protagonista degli scioperi del 54 e venne licenziato e tornò a fare l'artigiano, una figura secondo me eccezionale di italiano. La resistenza è
stata anche principio di democrazia. Ho già accennato le numerose idee che erano rappresentate nelle divisioni partigiane. Democrazia come forma di governo possibile, parità di diritti di tutte le classi e le estrazioni sociali. Basta pensare alle repubbliche partigiane della Val d'Ossola, di Alba, di Montefiorino. Non durarono tanto queste esperienze di libertà, di gestione e di amministrazione condivisa, ma furono le basi per quello che sarà poi la Costituzione. Infatti dalla resistenza dei suoi uomini è nata poi la Repubblica e la nostra Costituzione. Permettetemi il paragone, un Vangelo laico che tante volte dimentichiamo. Costituzione che dice diritto al lavoro per tutti a un giusto salario, che dice solidarietà e accoglienza, che dice diritto alla salute specialmente per i più fragili, che dice unità e non divisione tra regioni ricche e povere, che dice che chi ha deve pagare più tasse per condividere con chi non ha, che dice guerre e niente fabbriche di armi, che dice libertà di religione, che dice diritto e doveri, che dice che lo straniero ha diritto di asilo. E rispondo oggi alla resistenza, cosa possiamo dire? Tradita, esaurita, incompiuta. Già Pier Amato Perretta si chiedeva: questa tremenda esperienza avrà giovato qualcosa? Si impone una rieducazione profonda e costante, altrimenti nemmeno questa lezione servirà. Ricordiamoci che la memoria è essenziale per continuare ad andare avanti. E Sandro Pertini, che inaugurò il luogo dove ci troviamo oggi, riferendosi ai giovani, disse: oggi la nuova resistenza consiste nel difendere le posizioni che, permettete di dirlo, l'ha detto Sandro, i vecchi hanno conquistato. Penso che l'impegno di ricordare la nostra resistenza deve essere quotidiano, perché dalla resistenza è nata questa nazione e questa nazione si è data delle regole di libertà e di solidarietà, scritte nella Costituzione. Regole che quotidianamente bisogna seguire e che davvero non sarebbe difficile seguire. Come nel caso attuale dell'iscrizione degli elenchi di residenza dimostra, ed è per questo che mi permetterò di consegnare pubblicamente al sindaco della città di Como poi la petizione che già da qualche giorno viene consegnata a molti sindaci d'Italia, perché venga dappertutto garantita l'iscrizione dei richiedenti asilo nelle liste dei residenti. Come mi permetta, signor Sindaco, ho colto molto positivamente, mi creda, il suo discorso, visto che l'ANPI ha intitolato questa giornata, nessuno escluso, di ricordarla che non è più possibile che ci siano persone senza dimora sotto i portici delle ex chiese o in altri anni. E va risolta con l'impegno di tutti, in questo caso logicamente sto parlando di senza fissa dimora. Concludendo, invito a riflettere su questo, sull'oggi, a riflettere il 26 maggio quando dovremo scegliere come votare per l'Europa. Permettete, io dico un'Europa di diritti, di pace e di solidarietà, e il 2 giugno festa della Repubblica, dove invito a rileggere e a riflettere sulla nostra Costituzione. Diamoci questi impegni, condividiamoli, spieghiamoli ai giovani, tramandiamo quello che gli anziani ci hanno raccontato. Oggi però permettetemi di gridare forte: viva la Resistenza, viva la Repubblica, viva la Costituzione, viva il 25 aprile e grazie ai suoi protagonisti.
Grazie, grazie a tutti. La cerimonia di celebrazione del 25 aprile, 74esimo anniversario della liberazione, si conclude ora con l'esecuzione di alcuni brani da parte del corpo musicale di Rebbio, diretto dal maestro Consuelo Meroni.